Ok, allora questo sarà un test semplicissimo, visto che mi ami un sacco e mi conosci alla perfezione. Sarà una semplice formalità dire quello che, tutto quello che sai di me e io ovviamente tutto quello che so di te, cioè tutto. Bene. Vabbè, io ho scritto controllo al telefono e io cerco di subito informato. Ma la verità che vi racconto, io faccio finta di dormire e con un occhio apro e controllo a chi risponde i messaggi, a chi scrive la prima mattina. È vero? Ok, avevo scritto che la cacca. Come la cacca. Non lo possiamo dire. Mi dispiace. Allora, Ceci si addormenta sul divano, però vorrei precisare che mi fa passare 3-4 ore per scegliere la serie che dobbiamo guardare. Ovviamente scegliamo una serie che a me fa schifo, a lei piace, lei ne vede un quarto d'ora e si addormenta subito sul divano. Quindi poi, conseguentemente, la devo svegliare dal divano, trascinare a letto e mettere a letto. Però è la verità. E il mio amore controlla il telefono sempre prima di andare a dormire, soprattutto guarda, fa una carrellata di sport, guarda un po' tutto e poi mi dà un bacino. Questo volevo scrivere, mi dai un bacino. Vedi, perché sei poco romantica. Poi tutte le notti mi dà un bacino e mi chiama la mia buonanotte. E quando non me lo dà, ai ai ai. Io non mi ero mai neanche dato un bacino prima di dormire. Ma mi ami ancora. Così. Vabbè, così. Litigare noi due, non con gli altri, perché io litigo con tutti, cioè sono un po' litigoso. Le serate brave. È vero. Cioè, nel senso, ci fa litigare perché? Però racconta, perché se tu non racconti sembra che veramente io sia amata. Io ho scritto la mia gelosia, ecco, però nelle mie gelosie ci sono le sue serate sbagliate, che lui va in giro e non mi dice niente. E questa è la cosa che più mi fa arrabbiare, perché almeno dimmi, mi manda un messaggino, sto passando, vado a fare un giro. Lui quando torna a casa mi dice dove è andato, perché glielo chiedo io, perché altrimenti non mi dice niente, fa finta di non essere andato da nessuna parte. E mi quando piace. Io chiedo e gli dico, perché non me l'hai detto? Che sono queste cose che non mi dici? Lui mi risponde, ma amore, sono passato mezz'ora. E come dire, anche se fossi passato 10 minuti, tu me lo devi dire. Mi sono piace coltivare ancora un minimo di libero arbitrio, è una cosa veramente. Che è ancora... minima parte. Diciamo che la mia gelosia mi fa veramente litigare tanto, perché non mi contengo e sono gelosa di tutto e di tutte e di tutti anche, cioè non solo delle donne, sono gelosa in generale, così. Io effettivamente sarà quello il problema. Fa la pipì nel bidet sempre. Sì, per tanti motivi, per poter risparmiare un po' di acqua, perché io faccio la pipì tante volte al giorno, quindi se dovessi scaricare ogni volta... non ho ben capito, per favore. E poi, comunque mi pulisco, e quindi per non graffiarla faccio la pipì nel bidet, e con la porta aperta, se volete sapere di più ancora, perché ho paura di rimanere rinchiusa. Ma non solo a casa, anche nei posti pubblici. Rincariamo la dose. Beve dai bicchieri di tutte le persone senza... Non è vero? Ma capito, ma detto così sembra che... Cioè, capita una che... Una cosa strana, non ha mai capito questa cosa. Si gira, ha aperto il suo bicchiere e beve dal bicchiere da qualcun altro. Ovviamente non in questo periodo che c'è Covid. Ti regalerò un bicchiere col tuo nome e ti porterò in giro sempre con il tuo bicchiere, col tuo nome. Così non ti dimentichi chi sei ogni tanto. Vabbè. Non so come rispondere, amore mio. Potrei dire dove non gli piace tanto, ecco. Non posso dire, se volete vi posso dire dove non gli piace, il collo. Non so perché si nervosisce quando gli faccio il collo, mi fa così, mi toglie sempre, allora... E invece lei proprio sul collo. Sul collo, arrivando sull'orecchio... Sul collo-orecchio, ecco. Se mi fa un po' di brividi. La zona lì, collo-orecchio. Bravo, vabbè, io rimaniamo così. Qualcosa rimane per noi, ecco, dai, non è che vi posso raccontare a svelare tutto. Pulire casa, la ceccio di qua. Anacito, devo dire che è anche molto bravo, quasi tutti i giorni pulisce. Non gli piace pulire né i piatti né pulire casa, però beh, devo dire... In realtà sei bugiarda, perché tutte le mattine quando mi sveglio pulisco quello che avanziamo dalla sera, le cose. No, però non li pulisci, diciamo che lui, tu, diciamo, prende tutte le cose sporche e le porta in cucina, mi aiuta tantissimo e lui... Il suo incarico, diciamo, è la spazzatura, porta giù la spazzatura, ma non gli piace né lavare i piatti né pulire casa e non l'ha mai fatto in vita sua, ma penso che non sappia nemmeno come si faccia, cioè non sa da dove iniziare, ecco.
sono io, la sua fidanzata da sempre. No, in realtà che io sappia, ha avuto una fidanzata, diciamo, seria, la prima fidanzata. Poi mi ero sganciato da questo vincolo, insomma, del fidanzamento, ero libero, correvo come un cavallo selvaggio nei prati e poi invece è arrivata la Ceci. Però rimane sempre una, perché sono io la sua fidanzata, quindi non ci interessa, non vogliamo sapere. È giusto? Quattro? Con te? Ah, non mi ricordo, ho perso il conto. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Sì, quattro fidanzati. Sì, poi avevo qualche altro amore di mezzo, ma non fidanzati. Vabbè, quelli seri. Poi sono seri, perché sono stata 3 anni con tutti, tu hai superato la prova, siamo arrivati a quasi 5, ve lo voglio dire. Giustifica, intanto qui, come si dice, i numeri parlano chiaro. Bravo ragazzo. Ma se andiamo a chiedere in giro, tutte dicono di essere le tue fidanzate. Tutte, se ne volete possono raccontare una marea che hanno detto, ma io sei fidanzata di Ignazio Moser, ma va. Vai, cammina dritto. Non ci sposiamo, no, non mi voglio sposare. Dai amore, ti prego, mi metto io in ginocchio, non so. No. Dai, niente, alla prossima, al prossimo ex in arrivo, eccolo al qua. Al prossimo ex in arrivo.